Voi non avete idea delle decine di persone che lavorano e che soprattutto preparano il lavoro e poi aspettano che questo avvenga per correggerlo quando il regista ha bisogno di far vedere delle scene diverse o delle sfumature o l'attore si inventa qualche volta qualcosa che non è sul copione, dunque fa parte anche di una creatività istantanea, non solo prevista e concepita in anticipo. E questo, ripeto, lo stupore delle persone che sono venute con me era nel vedere tutta quella gente che ognuna di loro aveva una responsabilità talmente importante che non poteva essere esclusa da quello che è l'ambito di un set. Per cui oggi dalla persona più umile, che è quello magari che porta il caffè all'attore, perché se l'attore diventa nervoso è difficile poi andare a gestire il lavoro, dal macchinista che gestisce la meccanica, dall'elettricista che gestisce la corrente elettrica, al direttore della fotografia che ti crea questa illusione di immagini eccezionali, sono rimasti allibiti e da oggi, da quel momento in poi, si sono resi conto di cosa voleva dire, cosa c'è dietro lo schermo, dietro le immagini che vedono al cinema. E questo rappresenta oggi quello che noi cerchiamo di divulgare come messaggio ai giovani, soprattutto perché è un lavoro che potrebbero fare in futuro, è un lavoro enorme, bellissimo, che crea contenuto e questo contenuto va difeso. Dunque cerchiamo di non buttarlo via piratandolo e cercando di ottenerlo, di fruirne senza il giusto compenso. Richard Borg, da aiuto segretario di produzione a direttore generale della Universal, io faccio film.